Fluttershy, io e tuo padre siamo veramente felici di averti a pranzo. E io di essere qui. È fantastico che abbiate invitato anche me. Ultimamente ho avuto da fare con gli Wonderbolts. È bello potersi rilassare un po' in un posto tranquillo. È proprio quello che intendo fare io ora che sono in pensione. Infatti ho ristrutturato il capanno per sistemarti la collezione di nuvole. Io ho le mie nuvole, tua madre ha i suoi fiori, tu hai i tuoi animali e tuo fratello... Anche Zephyr ha i suoi, ecco, interessi personali. Altro che! Ricordate quando sosteneva che le nuvole quadrate fossero una grande trovata? Vi assicuro che è maturato tanto da allora. Ad ogni modo, è buffo che abbiate nominato Zephyr. No, vi prego, non ditemi se è tornato. Starà qui solo per poco tempo, tesoro, finché non si sarà rimesso in carreggiata. Che cosa intendete? Ciao, sono tornato! Sì, sorellona, sono proprio io, il tuo unico e solo Simua! Ciao, Flutter Bambola! Come sta la miglior sorella maggiore del mondo? Ehi, neanche un bacetto! Non mostri un po' di entusiasmo per il tuo fratellino? Sono solo sorpresa. Avevi detto che la tua vocazione era terapia delle criniere. Oh, e lo è ancora, sorella. Non hai idea di quanto stress i pony trattengano nelle loro criniere. Diventano talmente spente, ingestibili. E senza offesa, ma spazzolare basta non risolve i problemi. Cos'è andato storto? Niente è andato storto, diciamo così. Solo che nell'ambiente erano tutti prigionieri del loro stile così ingessato e tradizionale. Ma lo sai, sorellona, io sono creativo e credo che si sentissero minacciati. Oh, è davvero un'acconciatura originale, caro. Ma guarda, la famosa Rainbow Super Mega Ultra Iper Veloce Dash. Cos'era, un complimento? Scusa, era solo per scherzare. E comunque ho capito che in parte le arie che ti dai sono solamente per impressionare. Grazie di essere venuta alla mia festa di ritorno, sei stata gentile. Pensavo ci sarebbe stata più partecipazione. Dov'è la tua amica che organizza feste? Sprinkle Pie, lei sì che avrebbe trasformato tutto questo in un party con i fiocchi. Voglio dire, questa casa è deprimente, è triste. Beh, ecco, veramente noi avevamo intenzione di ridipingere. Tranquillo, papà. Quando avrò finito di piazzare le mie cose, non ti ricorderai più di come fosse squallido questo posto. Mamma, papà, scusate, vi posso parlare un momento? Allora, che cosa c'è, tesoro? Temo proprio che far tornare a casa Zephyr non sia stata una buona idea. Capisco che lo vogliate aiutare, ma vi ricordate l'ultima volta? Zephyr sta solamente cercando il suo posto, cara. Ah, sì, lo so, ma ogni volta finisce che il suo posto coincida col vostro posto. E poi riesce sempre a farvi fare qualsiasi cosa per lui. Beh, non siamo certo coraggiosi quanto te, Fluttershy. Ma non preoccuparti, ci sapremo difendere anche da soli. E tutti dicevano, amiamo il tuo spirito libero, Zeph. E imprigionarlo sarebbe un grave errore. Va e segui i tuoi sogni. Zeph mi stava raccontando tutti i pro e i contro della famosa scuola di terapia delle criniere. Era un ambiente insopportabile, non potevo farcela resistere. Beh, magari se fossi rimasto per più di qualche giorno. Mi spiace, ma se le cose non rispecchiano i miei gusti, io devo volare lontano. Comunque, bella chiacchierata, Rainbow Dash. Sono colpito che tu sia venuta a salutarmi. Credetemi, odio dovervi privare della mia presenza, ma mi chiama la mia stanza. Tu sai che siamo in pieno giorno, vero? Lo so.